Ciao ragazzi e bentornati al Repo Post. Bene, oggi piccolo video su come saldare. Diciamo che è più che un video, un videocorso. Allora, come saldare con lo stagno un circuito elettrico o basetta? Allora, una basetta elettronica ovviamente è inutile spiegarvi che è questa qua, dove vengono saldati i componenti elettronici, che ovviamente crea un circuito che servirà ovviamente a un qualcosa. Quindi in questo caso abbiamo un vecchio alimentatore da 220 a 12 volt, e questo qua non è funzionante, quindi lo uso per fare questa piccola spiegazione. Allora, come saldare? Innanzitutto, prima di capire come si deve saldare, dobbiamo capire che attrezzature ci servono, che cosa possiamo prendere a buon prezzo. Allora, io uso un saldatore a pistola, che avrete visto sicuramente nei miei video quasi sempre. Questo qua ha 6 anni, se non di più, è praticamente un saldatore a pistola a 100 watt, molto potente, molto forte, e soprattutto per chi a livello amatoriale, che non deve fare saldature molto precise e piccole, va benissimo. Poi ci sono anche questi qua, questi saldatori a penna. Questi qua li troverete anche dai cinesi a pochi euro. Questo no, perché questo è un Weller, questo qua è un 12 watt. È molto debole come potenza, però diciamo che per fare piccole saldature è buono, in quanto anche ha la possibilità di essere cambiata anche la scusa, può essere anche cambiata la punta, quindi c'è la possibilità di sostituire la punta e mettere una punta molto più sottile, a differenza di quello. Quindi questo qua l'avevo pagato, se non erro, circa sui 16 euro. Poi abbiamo bisogno ovviamente dello stagno. Lo stagno, quale prendere? Cosa comprare come stagno? Questo è un bel quesito. Allora, io uso ormai da tantissimi anni, uso questo qua. Questo è della marca Philips, è uno stagno 100 grammi, l'ho pagato all'epoca un annetto fa, infatti come potete vedere ne uso molto poco per fortuna. 100 grammi costa 6 euro, quindi circa 6 euro 100 grammi di stagno. Questo qua è una grandezza di stagno, cioè la dimensione, il diametro dello stagno è di 1 mm. Questa diciamo che è una misura media, quindi quello che potete trovare in giro. Se voi dovete comprare lo stagno, compratelo ovviamente di buona qualità, in quanto lo stagno determina la buona saldatura dell'80% o 70%. Mi scuso innanzitutto per la voce, perché purtroppo ho mal di gola e non sto molto bene. Comunque, questo è lo stagno di 1 mm, mi trovo benissimo, lo utilizzo per tutte le riparazioni e eventualmente, se ho bisogno di diciamo uno stagno più piccolo per fare delle micro saldature, andiamo a prendere uno 0,06 o eventualmente uno 0,05. Quindi, detto questo, possiamo procedere subito a come saldare. Allora, il costo diciamo che la spiegazione di come saldare è semplicissima ed è facilissima, non c'è molto da dire, in quanto possiamo prendere un semplice condensatore che avevamo staccato già prima e possiamo inserirlo, ovviamente, oppure possiamo staccarne già uno per farvi vedere, che diciamo che è facilissimo sia di saldare che saldare. Allora, per dissaldare ovviamente a volte avremo bisogno di una pompetta a pressione ad aria compressa, in quanto ci permetterà di saldare, quindi di eliminare lo stagno alla punta e svuotarsi, per distaccare completamente il componente dalla basetta, in quanto il dissaldatore elettronico, quello buono, costa oltre i 150 euro. Ovviamente io non ce li spendo, almeno ma al momento non ce li voglio spendere, poi non lo so, se le cose vanno bene ce le spenderò più in là, però al momento non ne ho bisogno. Allora, per dissaldare basta riscaldare le due punte come ho fatto e tenere il componente ovviamente da sotto e leggermente tirare, sempre non troppo, altrimenti si crea dei guai. E il gioco è fatto, quindi si salda tranquillamente. Per saldarlo, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, se dovete, come ho fatto io, togliere un condensatore, non so, per provare la capacità, se è ancora buono o meno, e dovete reinserirlo, innanzitutto dovete mettere le punte, cioè i puntali del condensatore diritti. Questo è molto utile, in quanto poi non vi crea problemi anche dopo a sistemarlo. Poi prendiamo il nostro
la nostra basetta e controlliamo la polarità. I condensatori, è inutile spiegarvi, hanno due polarità, positivo e negativo. Il negativo si riconosce subito dalla striscetta grigia. All'interno della basetta è sempre spiegato, sempre, la polarità, quindi come possiamo vedere la parte con le griglie, con le strisce bianche, fa parte, cioè è parte del negativo, quindi dobbiamo semplicemente seguire la striscia grigia con ovviamente le strisce bianche, quindi inseriamo questo così. Ecco qua, a posto, abbiamo inserito il nostro condensatore. Ora, dopo aver inserito il condensatore, cerchiamo sempre di tenerlo a massima pressione, che si appoggi completamente al 100% alla basetta. Fatto questo, prendiamo la nostra pinza e pieghiamo leggermente i due puntali. Così, ok? Fatto questo, abbiamo già bloccato i due puntali, quindi il condensatore non va da nessuna parte. Ora la saldatura è facilissima, ragazzi. Basta prendere il nostro saldatore, appoggiarlo dove dobbiamo saldare, quindi a questa parte qua, aspettare, contare 1 2 diciamo 3 secondi, 1 2 3, e appoggiare il stagno. Però lo stagno, ragazzi, non è che dovete premere, dovete semplicemente appoggiarlo, tutto qua, e l'operazione è già fatta. Non è che c'è bisogno di fare pressione o altro, niente, specialmente con lo stagno, con il saldatore, non dovete fare pressione, basta appoggiarlo delicatamente e poi appoggiare lo stagno e se ne va da solo, cioè si sistema da solo, non vi preoccupate perché sarà così, ok? Stessa cosa con vari componenti, non cambia assolutamente nulla, diodi, transistor, altri condensatori, fusibili, interruttori, qualsiasi cosa, sarà sempre la procedura di saldatura, sarà sempre uguale. Quindi ragazzi, vi ringrazio della visione di questo video corso si può dire, vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.